Sei un proprietario di immobile che sta provando a venderlo da mesi o addirittura anni senza riuscirci? È possibile che guardando questo video riesco a darti qualche utile consiglio. Ciao, sono Leonardo Raso, titolare della LR Immobiliare, agenzia di Roma specializzata nella vendita di immobili residenziali e commerciali in tutta Roma e provincia. Svolgo questa attività da oltre 20 anni e effettivamente mi è capitato qualche volta di incontrare proprietari di immobili in realtà del tutto disperati perché non riescono a vendere il proprio immobile. Magari hanno una bella casa o un bel negozio in una posizione magari anche commerciale o una casa con una vista panoramica, ma non riescono a vendere. Sono mesi che provano, a volte addirittura anni, e niente, viene qualcuno a vederla, ma non ci sono motivi a loro dire per cui questa casa non si venda. In realtà, andando a esaminare o l'ubicazione o gli elementi oggettivi dell'immobile, ci accorgiamo che questi immobili non si vendono di solito per due macro motivi. Il primo è perché può succedere che l'immobile abbia delle caratteristiche altamente negative. Faccio un esempio: magari l'immobile è un bell'appartamento e si trova anche in una posizione tutto sommato panoramica, però ha nei pressi una fonte di inquinamento, non so, un'officina, un'attività artigianale che emette una elevatissima rumorosità. Oppure si trova nei pressi di una fonte di inquinamento, non so, nei pressi di un inceneritore, oppure nei pressi di una fabbrica che, anche se distante, però emette fumi che rendono l'aria irrespirabile. Ma la stragrande maggioranza delle volte, la macrocategoria di impedimento a vendere un immobile è la seguente. Il prezzo è errato. Comunemente un privato pone in vendita il proprio immobile al 20-30% maggiorato rispetto al reale prezzo di mercato. E la cosa assurda è che anche dopo aver tentato per diversi mesi, anche in maniera legittima, a provare a ottenere un prezzo più alto, il proprietario non accetta di abbassare il prezzo, cioè non comprende che l'elemento ostativo alla vendita è la sovrastima del valore che lui attribuisce a quell'immobile. È normale che il proprietario, quando valuta il proprio immobile, è in totale conflitto di interesse, perché di solito la valutazione che fa è quello di andare a vedere dei prezzi di pubblicità di immobili simili, quindi va a vedere prezzi di immobili non venduti, ma di immobili che stanno in quel momento in vendita e non si sa se verranno venduti e soprattutto non si sa a quale prezzo poi verranno venduti. Fa una media, sulla base quindi già di un'informazione erronea, e poi sulla base di questa media che lui riesce a calcolare, va magari ad aggiungere la somma dei suoi sacrifici di una vita, la somma di quanto ha speso di ristrutturazione magari 10 anni prima, la somma di quanto gli è costato mantenere quell'immobile in termini di spese di condominio, spese magari di lavori straordinari del condominio, di notaio, spese di agenzie maturate dal momento dell'acquisto o addirittura anche i costi del mutuo. Quindi si capisce che dalla sommatoria di tutti questi elementi di costo si ottiene poi un tipo di prezzo che è irrealizzabile. Ecco, il consiglio che do in questi casi, per quanto riguarda l'ipotesi numero uno, ossia l'immobile che non si vende perché c'è una fonte di disturbo
anche in presenza di un bell'immobile, allora in quel caso si può combattere soltanto cercando di rendere l'immobile in maniera molto appetibile in termini di prezzo, quindi applicando una forte scontistica sul prezzo per cercare di attenuare la poca vendibilità di quell'immobile per l'elemento di disturbo. Nel secondo caso, quando invece l'immobile è stato posto a un prezzo troppo esagerato, il consiglio è quello di affidarsi a un professionista esperto, a un agente immobiliare che, come nel nostro caso, non svolga l'attività di valutazione dell'immobile a caso, cioè facendo una verifica di quello che sta succedendo in pubblicità, ma basandosi sull'insieme delle informazioni che si ottengono verificando case simili già vendute negli ultimi mesi. Nel mio caso prendo in considerazione i prezzi di immobili già venduti negli ultimi 3-6 mesi per avere un valore attendibile e tirare fuori quello che è il presumibile valore di mercato di quell'immobile. E abbiamo, così facendo, una percentuale del venduto di circa il 96%, ossia ogni 100 immobili che riceviamo come incarico da vendere, e ne vendiamo 96. Alcuni non riusciamo a venderli perché magari ci sono degli elementi che ne impediscono la vendita nonostante la positiva valutazione dell'immobile. Quindi, se sei un proprietario che sta trovando enormi difficoltà a vendere il proprio immobile, non continuare a venderlo dopo aver aspettato già mesi o addirittura anni, perché un bene immobile sul mercato da tanto tempo già si ripete per il solo fatto di stare in vendita da tantissimo tempo, perché non rappresenta per la platea degli acquirenti o dei potenziali acquirenti qualcosa di nuovo, una novità interessante, ma è qualcosa che giace lì da tempo, e quindi molti da questa giacenza in vendita da tanto tempo, mesi o anni, deducono che ci sia o un problema appunto di prezzo o addirittura un problema nell'immobile tale per cui non si riesce a vendere. Quindi il consiglio è di affidarti a un agente immobiliare professionista che ti possa aiutare innanzitutto con una stima realistica del tuo immobile per poter poi procedere alla vendita. Se ti interessa ci puoi contattare tramite i nostri recapiti che trovi sul nostro sito www.lrimmobiliareroma.it o su tutti i nostri canali social. Se questo video ti è piaciuto, clicca sulla campanella per essere avvertito per i prossimi video che andremo a pubblicare, iscriviti al nostro canale e metti mi piace. Intanto ti auguro buona vendita. Ciao da Leonardo Raso.